Mister, prosegue il momento Lilla, adesso oltre a non subire i gol abbiamo trovato anche una certa continuità offensiva e questa è la chiave per costruire, diciamo così, un girone di ritorno in cui siamo pronti a toglierci soddisfazioni contro tutti. Allora, oggi è stata sicuramente un'ottima prova contro una squadra che al di là del momento che sta vivendo ha dei valori e credo l'abbia dimostrato anche oggi nel primo tempo. Poi secondo me il gol alla prima azione del secondo tempo ha un pochino chiuso la situazione, perché comunque loro dovevano poi recuperare due gol. Credo che noi abbiamo fatto un'altra ottima partita con una giusta solidità, abbiamo anche giocato probabilmente in maniera più ordinata e fluida nella manovra offensiva del solito, abbiamo dato una giornata ottima dei nostri giocatori offensivi, quindi è una vittoria credo che poi alla fine si possa definire molto meritata, quindi siamo contenti, andiamo avanti, non abbassiamo la guardia, questa sarà una settimana per noi complessa perché dobbiamo mantenere alta la tensione per fare una partita importante domenica poi a Fossano. Ragazzi? Ma mister, una domanda. Un commento un po' sul campo, sul terreno di gioco, che per me mette sempre un po' in difficoltà una squadra tecnica come Legnano, soprattutto in attacco, e poi quanto c'è di te e anche della squadra nella fase difensiva, perché non prendiamo più gol. Questo non è un nel gioco del calcio, i numeri sono importanti. Arpino fa anche tanti gol, però vedo una fase difensiva importante. Allora, il campo oggi credo fosse in condizioni migliori del solito, ti dico la verità. E infatti i rimbalzi erano un pochino più regolari, infatti abbiamo avuto anche un pizzico più di fluidità nel terzetto difensivo, nel girare la palla e venire fuori giocando in alcune situazioni. Credo che il lavoro che svolgiamo in settimana possa solamente un pochino aiutare i ragazzi, credo che ci sia tanto del loro, ma io nella fase difensiva includo innanzitutto il lavoro che fanno davanti, perché portano sempre gli avversari a forzare le giocate, e al lavoro importante che fanno anche i centrocampisti, poi nelle linee di passaggio, poi sulle seconde palle. Dietro abbiamo dei giocatori sicuramente molto abili nell'uno contro uno, lo è Arpino come tu giustamente hai detto, lo è Francesco Mavelli, lo è Davis Talarico, lo è molto anche Zeroli. E abbiamo trovato anche la possibilità di poter alternare diversi esterni nei quinti che fanno sempre il loro molto bene, e quindi non vorrei sottovalutare l'apporto di tranquillità che dà anche Gianluca Ravarelli. E per il resto credo che è sotto gli occhi di tutti che se continuiamo a correre così, passare così, difendere così, naturalmente abbiamo poi possibilità, avendo delle qualità offensive, di poter far male. E quindi è così, ripeto, però questa è una settimana che mi preme tenere alta la tensione, perché dopo dei risultati così, una squadra che comunque sì, è in fondo alla classifica ma perde tutte le partite praticamente di misura, bisogna essere attentissimi, prepararla bene e fare una grande settimana. Grazie mister. A te. Ciao mister, volevo chiederti, pensavamo da fuori che avresti magari usato un pochettino più la panchina prima, magari per andare a proteggere tra virgolette chi era ammonito, invece hai voluto continuare con gli stessi 11 partiti fino al 75, gli ultimi cambi a gara praticamente finita. Volevo chiederti se comunque quindi tu ti sentivi tranquillo nonostante ci fossero degli ammoniti e volevi continuare con loro, ti davano fiducia a loro. Allora, se non erro, credo fosse il primo ammonito, è stato addirittura Rocco, che purtroppo era diffidato e quindi salterà la partita di domenica. E per tagliare un giocatore offensivo, per prendere una munizione avrebbe dovuto fermare una ripartenza, magari gli avevamo detto di stare attenti nell'intervallo. Antonio aveva preso una munizione al Pino, secondo me anche un pizzichino discutibile, ma comunque un giocatore talmente importante. Donnarumma è un giocatore talmente bravo nella fase di non possesso, nello schermare le traiettorie, nel pulire sempre la palla, che toglierlo dal campo era difficile, quindi ci siamo fidati, è andata discretamente bene, dispiace per la squalifica di Rocco, ma abbiamo altri giocatori naturalmente che daranno il loro apporto importante domenica. Ripeto, mi preme spingere forte su una settimana da fare a tutta per prepararci bene a questa partita, che poi è la prima di tre, prima della sosta, che ci devono ancora di più confermare quello che stiamo facendo. Cosa secondo te oggi poteva essere fatto meglio? Probabilmente la fase di finitura in alcuni momenti, abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo, però poi comunque non ricordo grandi parate di Ravarelli, secondo forse il secondo tempo che ha alzato una palla sulla traversa su un tiro abbastanza da lontano, quindi
quando la squadra produce 8-9 conclusioni verso la porta avversaria, non concede nulla, è giusto anche ogni tanto fare complimenti, altrimenti si rischia di diventare non troppo esigenti, ma stucchevoli in alcuni momenti. Quindi credo che oggi, alla fine di queste 5 partite in cui abbiamo fatto 4 vittorie e un pari, e io ripeto, il pari a chi, se qualcuno ha storto la bocca, secondo me oggi c'è stato l'infortunio dell'arbitro a 10 dalla fine, ma il Chiesa vinceva a Sanremo, perché anche quel giorno ha dimostrato di essere una buona squadra. Quindi ci prendiamo questa tra i punti importanti, siamo arrivati a 43, ci prepariamo ogni settimana come fosse una finale fino alla fine e vediamo quello che succede. Se ti dico che le 3 partite che arrivano fino alla pausa, per come siamo messi, rischiano di diventare le più importanti della stagione, per capire. Perché con 9 punti puoi pensare una cosa, con magari 4 punti chiaramente ne puoi pensare. Certamente, è normale, ti dà lo posso massimo per quello che hai fatto fino ad oggi, e quindi lo ripeto una alla volta, ma credo di averlo detto già 3 volte, non mi vergogno di dirlo la quarta. Dobbiamo fare una grande settimana per fare una grande partita domenica, perché solo così potremo dare forza a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie.